Ciao, sono Matteo, ho 37 anni, sono sposato con Giada e sono papà di due bimbi con bisogni speciali. Siamo a San Facondino, in un'azienda agricola dove lavorano dei carcerati in alternativa alla loro pena per cercare di riscattare la loro vita. Prima di incontrarli avevo la mia vita con il mio lavoro, la nostra casa, il cane, le nostre vacanze. Facevo il consulente finanziario per diverse aziende, ho collaborato con commercialisti e avvocati a Bologna e Milano. Però a un certo punto tutta questa normalità ha iniziato a starci stretta. Ho scelto la comunità Papa Giovanni perché attraverso gli scritti di Don Oreste mi ha colpito profondamente rispetto alla vicinanza con i poveri e l'incontro con Filippo, il nostro primo figlio, con la sindrome di Down, accolto appena nato, è stato veramente il turbamento che mi ha fatto decidere di cambiare radicalmente la mia vita. Qui a San Facondino è una comunità educante per carcerati dove insieme a 20 ragazzi svolgiamo attività lavorativa nei campi, nella stalla, nella macelleria e nel caseificio. È un modo per riscattare le persone che hanno commesso degli errori, a volte anche gravi, nella vita e fare un cammino insieme, un cammino di rinascita per loro ma anche per noi. Questa è la mia vita oggi, tutto il giorno e tutti i giorni. Il bello della comunità Papa Giovanni XXIII è che tutto il bene che fa lo fa nel silenzio, nella quotidianità, nel nascondimento, senza grandi proclami, e questo è quello che mi ha fatto decidere di far parte di questa famiglia.